Grazie, grazie. Grazie a tutti di essere qui, di aver accolto il nostro invito. Grazie al mio segretario, amico e guida, per aver introdotto e per avermi sempre sostenuto e insegnato tanto. Grazie a tutti coloro che mi hanno dato una mano in questa lunga e difficile battaglia del negoziato in Parlamento, quando all'università scrissi le tesi proprio su questo tema e con gli amici fondammo un'associazione Progrè per sensibilizzare la cittadinanza sull'immigrazione e sfatare tanti luoghi comuni. E proprio in quell'occasione ci conoscemmo con Pippo, non mi sarei mai sognata di avere un giorno l'opportunità e l'onore di contribuire a riscriverla, ecco, di trovarmi a negoziarlo da relatrice. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito sin da quando con molti di voi ci siamo visti a marzo a Bologna, con tutte le loro proposte, le discussioni, gli emendamenti, ad arrivare al risultato a cui siamo arrivati. Io ne ho scritti 145 per provare a dimostrare che un'altra Dublino è possibile. Ne ho scritti più della relatrice Wikström, una svedese liberale, che pure va ringraziata insieme alle altre colleghe relatrici. Un negoziato... Verifichiamo che nessuno se ne sia svenuto mentre citavo la Wikström, che è anche la pastora di una religione protestante. Tutto bene? Benissimo, va bene, andiamo avanti. Un negoziato, dicevo, di donne, e gli amici uomini non me ne avranno a male, non si offenderanno se penso che questa abbia molto contribuito alla capacità di trovare punti di incontro anche tra posizioni molto distanti di partenza. In particolare voglio ringraziare Gianfranco Schiavone, che è qui, e Francesco Maiani per le lunghe telefonate notturne. No, adesso si metto a pensare male, lunghe telefonate notturne sui compromessi, sugli emendamenti, Marcello Di Filippo, Fulvio Vassallo Paleologo e tutte le associazioni qui presenti dalla prima all'ultima, ma anche i miei collaboratori e i miei colleghi europei che mi hanno sostenuto in tutta questa battaglia e nazionali, a partire da Andrea Maestri, che stasera non poteva esserci, ma nello stesso periodo in cui io riscrivevo Dublino stava riscrivendo col contributo delle associazioni e dei sindacati il pessimo testo unico sull'immigrazione, così come modificato dalla criminogena legge Bossi-Fini, perché con possibile ci teniamo di elaborare una proposta complessiva per rispondere a un fenomeno che è complesso su più livelli, quindi quello europeo, quello nazionale, ma anche quello della buona accoglienza diffusa a livello locale, con l'ottimo lavoro di Stefano Catone in Nessun paese un'isola, che vi invito a sfogliare. Dicevo, le tendenze delle politiche del Consiglio e della Commissione sono sotto gli occhi di tutti e sono tutte volte all'esternalizzazione delle frontiere e delle responsabilità europee. Il cinico accordo con la Turchia, quello criminale con la Libia, tra l'altro c'è anche stasera con noi Gennaro Giuletti, lo ringrazio, adesso in questo momento non lo vedo, avrete tutti forse anche firmato e sottoscritto l'appello che chiede, che Gennaro, come è stato, insomma, deve essere sentito nei parlamenti italiano ma anche europeo, perché è una testimonianza agghiacciante quella che riguarda il naufragio del 6 di novembre. Dicevo, anche coi paesi africani questi Migration Compact vanno nella stessa pericolosa direzione, e sulla Libia voglio ringraziare anche Amnesty per l'ottimo rapporto uscito giusto due giorni fa. Dunque, io trovo che sia molto grave che il Consiglio non trovi l'accordo solo su questi elementi di spostamento a sud delle frontiere, e invece, pur avendo da un anno e mezzo la proposta di riforma di Dublino della Commissione sul tavolo, non sia stata in grado di trovare minimamente un accordo. Anzi, si sono impegnate ad accordarsi, diciamo, entro la prossima primavera, si sta già parlando di giugno, ma la verità è che sono estremamente divisi. Proprio in questa giornata ci sono stati ulteriori scontri. La notizia di due giorni fa, una nota del Presidente del Consiglio Tusk, una nota inaccettabile in cui dice che su Dublino bisognerebbe decidere all'unanimità, e in cui dice che le quote obbligatorie sono divisive e quindi inefficaci e vanno abbandonate. Non si capisce chi rappresenti quando dice queste cose, perché il Presidente del Consiglio europeo non può prendere le parti di alcuni paesi soltanto, che peraltro stanno violando il diritto dell'Unione. E questo dobbiamo ricordarlo con forza, perché ecco, proprio sulla vicenda delle relocation abbiamo visto che prevalgono ancora gli egoismi nazionali che tengono ostaggio l'Unione europea. E noi proprio gli stessi egoismi nel Parlamento europeo li abbiamo sfidati e abbiamo vinto almeno dentro a quel Parlamento. Ecco, io prima di spiegarvi come, insomma, abbiamo provato a riformare questo testo ed è poi stato approvato,
Volevo però spiegare anche il motivo di questo nostro incontro. L'iniziativa di oggi non ha solo lo scopo di confrontarci sulla riforma che è stata approvata, ma anche quello di discutere insieme con tutti voi quali sono i prossimi passi di questa comune battaglia, che cosa possiamo fare concretamente per mettere pressione sui governi affinché vadano in questa direzione. E a me piacerebbe immaginare una grande campagna di mobilitazione, una campagna di mobilitazione europea, addirittura nelle forme da stabilire, per chiedere al Consiglio di darsi una mossa e di fare proprie le proposte del Parlamento. Ma su questo ovviamente vorrei sentire anche voi, che nella vostra autonomia, essendo tutte associazioni e organizzazioni di consolidata esperienza nel settore, magari avete già immaginato qualcosa del genere. Noi, come al solito, ci mettiamo a disposizione da questo lato della battaglia. Ecco, come sapete, il 16 novembre il Parlamento ha votato con una larga maggioranza la riforma di Dublino, 390 a favore, 175 contrari e 44 astenuti. Una proposta forte ed ambiziosa che chiede una svolta radicale delle politiche d'asilo europee. Un segnale chiaro che abbiamo lanciato al Consiglio, in cui appunto non riescono a trovare ancora accordo, ma un segnale chiaro anche ai cittadini europei, che almeno una delle tre istituzioni europee si pone questa questione come una sfida comune che nessuno Stato membro può affrontare da solo e che quindi esige delle soluzioni di condivisione delle responsabilità, come peraltro già chiedono i trattati europei agli articoli 78-80. Non dobbiamo inventare nulla, stiamo chiedendo di rispettare quello che c'è già scritto nei trattati europei. Ecco, la larghissima maggioranza è particolarmente rara sul tema migratorio, ma è stata resa possibile proprio perché abbiamo fatto un delicato negoziato di un anno e mezzo, 22 riunioni negoziali, in cui io dall'inizio ho voluto lavorare in asse molto solido con la GUE, con i Verdi. Questo ci ha resi forti di fronte ovviamente ai popolari, al centro-destra, diciamo. Da questo voto, che poi è stato sostenuto appunto dalla sinistra, dai socialisti e democratici che io rappresentavo come relatrice, dai verdi, dai liberali fino ai popolari, sono rimasti fuori solo i conservatori, l'estrema destra e, per motivi incomprensibili, il Movimento 5 Stelle. All'interno dei singoli gruppi alcuni hanno votato contro, guarda caso proprio dai paesi del gruppo Visegrad. Allora, persino la Lega, che aveva votato contro in commissione, si è resa conto di non poterla poi spiegare fuori e quindi si è astenuta in aula. Diciamo, la principale svolta che siamo riusciti finalmente, alla terza riforma di Dublino, a far approvare è la cancellazione dell'ipocrisia originaria di Dublino, che è il criterio del primo paese di accesso irregolare. Irregolare è particolarmente ipocrita, perché in mancanza di qualsiasi via legale sicura per l'accesso, come si fa a parlare di ingressi irregolari? Allora, noi siamo riusciti finalmente a cancellare questo criterio ipocrita e sostituirlo con un meccanismo permanente e automatico di ricollocamento, a cui tutti gli Stati membri sono obbligati a partecipare, a pena di conseguenze sui fondi strutturali. E qui abbiamo lanciato un segnale molto chiaro a quei paesi più riluttanti a fare la propria parte, cioè non si possono volere solo i benefici di far parte dell'Unione, ma bisogna condividere anche le responsabilità che ne derivano. E fa un po' specie oggi sentire alcuni capi di Stato e di Governo prendere questa nostra posizione. Rutte, Michel, il belga, addirittura la Merkel oggi ha ricordato che oltre alla solidarietà esterna bisogna lavorare sulla solidarietà interna. Ecco, che si dia una mossa, perché noi abbiamo approvato una posizione e vi stiamo aspettando per negoziare. La riforma cerca di rafforzare, come ci eravamo detti a marzo, tutti i criteri di responsabilità, per valorizzare il più possibile i legami significativi dei richiedenti asilo, che sono persone, non scordiamolo mai, con i vari Stati membri, a partire da quelli familiari, ma anche quelli di un precedente soggiorno. Prima c'erano dei limiti temporali che abbiamo abolito, anche abbiamo addirittura inserito la possibilità di far valere delle lauree, dei titoli, delle qualifiche ottenute in uno Stato membro. Se pensate alla nostra quotidianità, ha senso pensare che un giornalista turco oggi in fuga dalla Turchia, che avesse fatto una laurea a Berlino, veda la sua richiesta esaminata a Berlino, dove probabilmente conoscerà già la lingua e avrà già una rete che lo faciliti nell'inserimento sociale. Quindi abbiamo inserito anche questo aspetto. Abbiamo ovviamente stabilito che il ricollocamento scatti solo qualora manchino dei legami significativi con uno dei 28 Stati membri. Quindi è un'ipotesi comunque residuale, che vede però la possibilità di scegliere per il richiedente tra 4 Stati membri di ricollocamento che al momento della sua richiesta siano, diciamo, i più lontani dal raggiungimento della loro giusta quota, diciamo, di richieste da esaminare. La giusta quota è stabilita in base a 2 criteri molto obiettivi, come proposto dalla Commissione europea, e cioè il PIL e la popolazione. Allora, perché questa abbiamo insistito così tanto per dare anche un margine di scelta? Beh, perché tutti gli esperti, soprattutto quelli che mi circondano, ci hanno insegnato che è fondamentale superare l'estrema coercitività del sistema attuale di Dublino,
che schiaccia le persone su una scelta per loro fondamentale, come il paese dove passeranno probabilmente anni, se non addirittura tutta la vita. Allora, per farle partecipare, per farle sentire coinvolte, abbiamo inserito anche questi aspetti. Un altro punto importante è la cancellazione dei check obbligatori di inammissibilità proposti dalla Commissione. Questi erano particolarmente rischiosi perché sono il tentativo di istituzionalizzare, inserendolo nell'acquis comunitario sull'asilo, il modello dell'accordo UE-Turchia, e cioè basato sul concetto vago e discrezionale di paese terzo sicuro. Questo rischiava di creare un filtro pericoloso e discriminatorio per l'esercizio del diritto d'asilo in Europa. E noi, come sulla riforma di Dublino, abbiamo cassato questi check di inammissibilità. Devo dire che rischiamo di ritrovarci dall'altra parte, cioè nel negoziato sulle procedure, che è l'unico ancora aperto, ma insisteremo anche lì perché questo sparisca o quantomeno non sia collegato al concetto di paese terzo sicuro. Un'ulteriore svolta arriva sui ricongiungimenti familiari. Si dice poco, ma uno dei motivi per cui le persone rimanevano bloccate per anni addirittura nei paesi di primo arrivo è che le procedure per il ricongiungimento sono lunghe in modo insopportabile. Ho incontrato il Ferragosto scorso a Como centinaia di minori che avrebbero potuto chiedere l'asilo in Italia ma sceglievano di non farlo perché conoscono il regolamento Dublino meglio di molti di noi e non volevano rimanere impigliati fino a 2 anni in un sistema che non ha in questo momento condizioni sufficienti di accoglienza prima di essere banalmente ricongiunti con i propri cari in altri paesi dell'Unione. Quindi cosa abbiamo fatto? Messo una nuova procedura accelerata di ricongiungimento familiare per cui basterebbero sufficienti indicazioni di avere un familiare in un altro Stato membro per essere immediatamente ricollocato in quello Stato membro a cui poi spetterà di verificare il legame familiare e di esaminare la richiesta. Ora, arrivo velocemente con gli ultimi aspetti a conclusione. A questo si è accompagnata una parziale estensione della nozione di famiglia, non quanto noi volevamo. Ad esempio sui nonni ho incontrato forti resistenze dei popolari e della relatrice Mussolini, posso capire con un nonno così effettivamente. Comunque siamo riusciti a estenderlo quantomeno a fratelli e sorelle, ai figli adulti ancora a carico e alle famiglie che si sono, diciamo, formate durante il viaggio. In più, grazie a un altro dei miei emendamenti, si potrà chiedere il ricongiungimento non solo con un familiare che sia richiedente asilo o rifugiato, ma anche, a maggior ragione, è un argomento a porzioni, lo dico perché Gianfranco sarà contento, ma anche con una persona che sia semplicemente uno straniero soggiornante legalmente in un altro Stato membro. La riforma prevede in generale di snellire e velocizzare le procedure per evitare di mettere in difficoltà gli Stati di primo arrivo, prevede un generale rafforzamento delle garanzie procedurali e anche degli obblighi di informativa, ma soprattutto anche con riguardo alla tutela dei minori abbiamo inserito delle disposizioni importanti, l'obbligo di nomina di un tutore entro 24 ore e di effettuare una valutazione multidisciplinare dell'interesse superiore del minore che preceda ogni decisione che lo riguardi. Per i minori si è cercato un giusto equilibrio tra l'esigenza di considerare al massimo la particolare condizione di vulnerabilità dei minori e di valorizzare i loro legami e quella di assicurare nel medio e lungo termine una equa condivisione di responsabilità tra gli Stati membri, prevedendo però anche un monitoraggio delle strutture di accoglienza per i minori a cura dell'Agenzia Europea dell'Asilo. Ecco, abbiamo previsto la possibilità di una sponsorship, che vuol dire che delle organizzazioni che rispondano a determinati requisiti potrebbero, se previsto dal diritto nazionale, prendersi carico di un richiedente fin tanto che non sia esaminata la sua richiesta d'asilo. Abbiamo messo i costi dell'accoglienza con un altro mio emendamento che io lo definivo un emendamento bomba, quelli che presenti per essere più forte sul tavolo ma non pensi mai che riusciranno a ottenere il consenso dei colleghi, che è quello secondo cui i costi dell'accoglienza fino al momento in cui grazie a Dublino sia determinato qual è lo Stato membro responsabile per quella richiesta sarebbero a carico del bilancio dell'Unione, che andrebbe ovviamente notevolmente rafforzato. Però tutto nel senso di centralizzare il più possibile il sistema d'asilo. Abbiamo rifiutato l'approccio pesantemente sanzionatorio proposto dalla Commissione sui movimenti secondari, sostituendolo invece con un meccanismo di incentivi a stare in questo sistema e disincentivi a muoversi autonomamente per l'Europa. Ovviamente ci sono nell'ottica di compromesso anche cose che non ci entusiasmano. Un periodo transitorio di cui avremmo fatto volentieri a meno, che per i primi 3 anni non impedisce che parta subito questo meccanismo di ricollocamento permanente automatico, però agisce sulle quote per attuare un graduale phase-in degli Stati membri meno abituati ad accogliere. Quindi appunto gli Stati membri per i primi 3 anni continuerebbero a fare un po' di più quelli che hanno fatto un po' di più e un po' di meno quelli che hanno fatto un po' di meno.
C'è da tenere fermo però che la maggiore svolta, come vi dicevo, è che nessuno con questo sistema potrebbe più essere rimandato in Italia e Grecia per il solo fatto di essere entrato nell'Unione in Italia e Grecia. E un sistema come il nostro, a differenza di quello proposto dalla Commissione, non aspetta alcuna soglia di richieste in uno Stato membro per attivarsi, ma è sulla base di un esame individuale. Se il richiedente si registra dove arriva, brevemente si fanno i check necessari e si verifica che abbiano dei legami significativi e se non ce li hanno, subito il ricollocamento. Quindi ecco, con un sistema basato su un esame individuale. Questo è importante proprio perché non vogliamo e dobbiamo evitare che un paese possa arrivare al collasso del proprio sistema di accoglienza prima che intervenga il ricollocamento. Le altre questioni, diciamo, su cui siamo meno contenti è che è rimasto questo check di sicurezza, non per emendamenti nostri peraltro, ma di chi poi adesso va in giro lamentandosene, il Movimento 5 Stelle in particolare, ma voglio sottolineare che non aggiunge nulla a quello che purtroppo già accade, cioè che quando le persone arrivano si prendono le impronte ai sensi del regolamento Eurodac e si verifica nei database nazionali e europei rilevanti che non vi siano gravi motivi per ritenere che una persona possa essere un rischio. In questo caso, solo in questo caso, quindi con gravi precedenti che emergono dai database, ci sarebbe una seconda intervista sulla sicurezza e, se il rischio fosse confermato, una procedura accelerata di asilo, che è l'unica che abbiamo ottenuto in questo caso. L'ultimo punto, davvero mi scuso se sono stata lunga, ma volevo dare anche a chi non ha seguito da vicino come noi questa partita gli elementi essenziali della riforma. L'ultimo è l'articolo 9, su cui si sono sentite letture del tutto avulse dalla lettera della norma. Si prevede un'esclusione dal ricollocamento in casi del tutto marginali, che comunque escludono tutti i minori, tutti i ricongiungimenti familiari, tutte le persone dipendenti e tutte le persone vulnerabili, e che, diciamo, prevede che solo in caso in cui il richiedente all'atto della domanda avesse dato unicamente elementi irrilevanti ai fini dell'asilo e da nessun'altra informazione si possa ritenere che abbia diritto alla protezione internazionale, in questo caso la sua richiesta d'asilo sarebbe comunque esaminata nel primo paese di arrivo. Ma si tratta di casi di scuola in cui nel C3 il richiedente avesse dovuto scrivere che è venuto perché gli piace l'Italia o che è venuto solo per cercare lavoro. Ecco, questo fortunatamente non accade quasi mai. Quindi, diciamo, è assurdo dire, come dicono quelli del Movimento 5 Stelle, che con questa riforma non cambia niente, che addirittura sarebbe peggiorativa. Vuol dire non conoscere il testo normativo che si è approvato. Soprattutto dire che in questo modo tutti i migranti economici rimarrebbero in Italia vuol dire non avere le benché minime basi del diritto d'asilo, perché si dovrebbe sapere che non si può stabilire se una persona è rifugiato o ha una protezione sussidiaria o di altro tipo, oppure invece non ce l'ha, prima dell'esame completo e individuale della richiesta d'asilo. E quindi quello che abbiamo vinto con questa riforma è di stabilire che questo esame non sia più svolto soltanto in pochi paesi, ma sia equamente ridistribuito, diciamo, tra tutti i paesi dell'Unione. Inoltre sarebbero le stesse autorità italiane a dover fare questa verifica e quindi non c'è ragione di pensare che facciano un uso distorto di questa norma, perché ovviamente vorrebbe dire mantenere a sé più responsabilità di quelle che hanno già. Io concludo davvero ringraziandovi tutti, perché semplicemente questo lavoro, senza il vostro costante contributo è veramente prezioso, non sarebbe stato possibile. Ora guardiamo avanti e vediamo cosa possiamo fare insieme per provare a far sì che almeno parte di queste proposte diventino la vera riforma di Dublino 4. Grazie.